chiamiamo libri in Italia, ma che prende diversi nomi a seconda dei paesi in cui si sviluppa. Però c'è un denominatore comune, nel senso che viene chiamato modern style in Gran Bretagna, modernismo in Austria, Art Nouveau in Francia, Jugendstil in Germania, stile giovane. Quindi in ogni caso si pone l'accento sul fatto che ci sia qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo in che cosa? Nel disegno, sicuramente, diverso rispetto a quelle che erano le architetture a cui si era abituati fino allora, nell'arco del secolo 1800, e poi anche nell'utilizzo del materiale. Cosa viene utilizzato per il liberty? Il cemento, il ferro battuto, il vetro, sono tutti questi nuovi materiali.